telefono abbiamo anche Luca Zaia, governatore del Veneto. Dunque Gianluca, che sta succedendo? Un sensore che avevamo visto, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, ovviamente per quello che possiamo dire. Il sommozzatore che avevamo visto. Sì, certo, il sommozzatore che avevamo visto inabissarsi è tornato in superficie, ha fatto un gesto, no. Si è visto un gesto chiaro, no, con il dito. Questo no forse vuol dire che al momento le operazioni sono sospese e dunque non vengono riprese. O no, potrebbe voler dire che non c'era il corpo a bordo del furgone, questo non lo sappiamo, ovviamente bocche cucite, vedete c'è un mini vertice in questo momento tra proprio i sommozzatori e i carabinieri che stanno indagando. Quindi al momento l'aggiornamento è che il sommozzatore è uscito facendo questo gesto. No, Eleonora. Ritorno da te subito, fatemi sentire il governatore Zaia, grazie di essere collegato con noi. Fra l'altro, governatore, buongiorno, ecco. Buongiorno, grazie a lei. Leggo sul Corriere proprio del Veneto, c'è un articolo che parla di rete antiviolenza, dice finora in Veneto 64 vittime, ora basta. E poi in un anno sono state salvate dai loro aguzzini 3.400 donne, guardate è un dato eclatante, enorme, che sono state salvate 3.400 donne in un anno. Presidente, siamo a Bovolenta, poco distante da Vigonovo, da dove è stata uccisa la povera Giulia. È un'ulteriore notizia inquietante, peraltro è il terzo femminicidio in tempi molto ravvicinati. Dico che l'inasprimento delle pene e le punizioni sono una soluzione a valle, ma le soluzioni a valle non ci interessano in questa fase. Ci interessano invece, diciamo, il grande lavoro che si può fare a livello di comunità. Ne ha parlato molto spesso, ne abbiamo parlato molto spesso, ne ha parlato anche il papà di Giulia Cecchettin, il signor Gino Cecchettin, ovvero che è quello di diffondere una cultura a difesa della donna, a tutela della donna e di rispetto della donna. E penso che questa cultura ci debba aiutare, e se siamo familiari, molto vicini alle persone in difficoltà, ad intervenire. Se non lo siamo, vicini, ma abbiamo notizie, a denunciare, ad aiutare. E i dati del Veneto sono dati chiari, sono dati di sportelli che funzionano, abbiamo quasi 80 posti letto, dei quali 18 diciamo con indirizzi secretati per ospitare donne che hanno anche bimbi minori, però ne viene fuori un dato inquietante che su 3.000 denunce in un anno, 1.500 di donne che passano attraverso i nostri numeri verdi, che quindi hanno un contatto, 1.500, la metà passa prima da un pronto soccorso e solo un terzo di queste 1.500 alla fine traduce la propria tragedia in una denuncia, quindi vuol dire che delle 1.500 passate prima pronto soccorso, 1.000 se ne tornano a casa senza denunciare. Quindi dobbiamo assolutamente fare un grande sforzo di aiuto, ma quello che chiamano gli inglesi, no, il neighbor watching, no, l'occhio del vicino, e non banalizzare, cioè alcuni comportamenti non sono da banalizzare. La vicenda di Giulia Cecchettin ci ha insegnato che comunque l'azione di stalkeraggio, di ansia, di oppressione, l'abbiamo sentito negli audio messaggi di Giulia, che quello che impropriamente voglio definisco ex fidanzato, ecco, quelli erano già dei segnali, e purtroppo la cultura imperante è quella che ci porta a banalizzare, e non bisogna abbassare la guardia. Beh, sono molto, molto forti, profonde le parole che lei sta pronunciando in questo momento, soprattutto immagino, no? Poi anche l'affrontare, prima c'era la sindaca di Bovolenta, no? Che diceva le famiglie, no? Le due famiglie, immagino lei poi abbia parlato anche con i genitori di Turetta, no? Ecco, qui c'è un'altra famiglia, e la famiglia di questa donna che ha perso la vita per mano dell'uomo che avrebbe dovuto amarla, e dall'altra parte un'altra famiglia che sta aspettando fra l'altro la notizia se il corpo di quest'uomo si trova all'interno del bacchiglione o invece Pittarello abbia buttato il furgoncino e sia scappato, per cui dovrebbe essere ancora caccia all'uomo, e ovviamente c'è il dramma, no? Il dramma di questa ragazza adesso
una ragazza minore che si trovava a scuola, fra l'altro, e che ha saputo tutto, come di fatto abbiamo saputo noi, no? E, fra l'altro la sindaca che è collegata con noi, la signora Anna Pitarello, dottoressa Anna Pitarello, dice noi che conoscevamo queste persone, lì sono pochi abitanti, no? Bellissimo paese, un piccolo paese, Bovolenta, si conoscevano tutti, nemmeno sapevano che si fossero lasciati. Ecco, si lasciano, l'uomo non accetta la separazione, uccide la donna. Parlavamo prima di uno stesso copione che si ripete sempre, governatore. Ah, guardi, è un cliché che è quello di vivere la donna come una proprietà, di possesso estremo, l'esclusività, il fatto che non ci possano essere cambiamenti dal punto di vista emozionale e sentimentale nel tempo, l'educazione, anche se vuole, io non faccio parte di quelli che parlano di patriarcato, ma sicuramente un'educazione che viene meno nel momento in cui vediamo che il rispetto della donna non c'è. E quindi lì dobbiamo lavorare. Dopodiché mi lasci esprimere un pensiero per la minore, per la figlia, e per questi figli di famiglie nei quali avviene il femminicidio, che il padre resti vivo o non sia rimasto vivo, è ininfluente rispetto alla tragedia che vivono questi figli. È una tragedia che si porteranno dentro tutta la vita. Il mio pensiero va veramente a questa ragazza e a quello che comunque ha subito, subirà, e purtroppo dovrà ricordare, che sarà un segno indelebile che le resterà dentro veramente tutta la vita. Ecco, Presidente, immagino adesso noi siamo in diretta con i carabinieri, i smorzatori, i vigili del fuoco, tutto diciamo la parte, no, strutturale delle ricerche in questo momento. Immagino lei si recherà lì o a Bovolenta nella giornata di oggi. Ma guardi, questo non glielo so dire, perché ho anche il massimo rispetto del lavoro degli inquirenti, che sono assolutamente, diciamo, performanti, hanno sempre dimostrato, la vicenda di Giulia Cecchettini ha dimostrato, insomma, che gli inquirenti hanno fatto un lavoro strepitoso nella ricerca e poi avendo catturato il Turetta. E le dico che comunque la nostra comunità è scossa, prima o poi ovviamente incontrerò i familiari, però le dico che la comunità è scossa. È una tragedia veneta, è una tragedia italiana, è una tragedia che è quella dei femminicidi che condividiamo con tutta l'Europa, il mondo occidentale, ma non solo. Quindi non è neanche più una questione di occidente, nord, sud, oriente, quello che vogliamo dire, perché comunque è una piaga mondiale e purtroppo è ancora più piaga qui da noi, visto e considerato che abbiamo più strumenti anche per governare, diciamo, per i processi e i percorsi anche per la comunità. Grazie Presidente. Grazie a lei, buon lavoro. Intervenuto. Gianluca, noi ritorniamo da te. Vediamo, ecco, una situazione stabile, dove stanno parlando, dialogando, ma tu che sei lì, magari qualche informazione in più sei riuscito ad ottenerla. Allora, guarda, bocche assolutamente cucite e devo dire che c'è il massimo rispetto, come dicevamo adesso, per il lavoro degli inquirenti. La sensazione, interpretazioni che possiamo dare è quello che abbiamo visto chiaramente. Il sommozzatore, quando è uscito, dopo, diciamo, 2-3 minuti in cui è rimasto immerso qui nel bacchiglione, ha fatto chiaramente con il dito no, e che possiamo interpretare quel no, ossia non è possibile agire in questo momento per recuperare il furgone, oppure all'interno del furgone non c'è il corpo di Alberto Pittarello, oppure ancora adesso non è il momento di agire e reagiremo tra pochissimo. Comunque al momento sembrano proprio sospese le operazioni. C'è questo lungo conciliabolo che vedete, e l'abbiamo visto prima, tra evidentemente i vertici dei carabinieri, gli stessi sommozzatori e chi sta indagando. Peraltro il bacchiglione, in queste ore avevate in diretta il presidente Zaia, sta creando molti problemi per quanto riguarda la piena a Vicenza. Qui in questo momento ha smesso di piovere, però se le operazioni sono state interrotte non è causa maltempo in questo momento. Evidentemente o il furgone non è possibile estrarlo, o non si vede, o non si riesce a capire se all'interno ci sia il corpo di Alberto Pittarello. Ma da qui a poco immagino che questo un conciliabolo tra gli inquirenti possa terminare, vediamo di raccogliere qualche informazione. Ci abbiamo provato e ci hanno detto adesso non è il momento.
Rimaniamo per cui insieme al nostro Gianluca Semprini per la conclusione di tutta la trasmissione odierna. Dimmi Maddalena, volevi... No, volevo aggiungere una cosa, si è molto parlato di un copione ripetuto, diciamo, in queste storie, sì. Però a me verrebbe da aggiungere qualche altra variabile. Qui, diciamo, noi siamo all'interno di legami di attaccamento a cui si faceva riferimento precedentemente, che evidentemente sono stati disfunzionali e che fanno, diciamo, che devono partire dai legami di attaccamento all'interno della famiglia d'origine, quindi i primi originari, le prime originarie relazioni. E dopodiché l'altro elemento è che noi continuamente viviamo un processo di separazione. Esattamente. E se non ci educhiamo a separarci è un problema. Maddalena, c'è assolutamente ragione. Wow. Prego, Gianluca, sei in diretta. Vai. Meglio la situazione. Quindi per questa mattina l'intervento è interrotto. Ma è stato visto un corpo? No, al momento non ci sono novità rispetto a ieri. Quindi... Ma c'è l'auto però, c'è il furgone. E non abbiamo la conferma che sia quella, ma c'è qualcosa che loro hanno rilevato dagli strumenti. Quindi le operazioni sono interrotte per sicurezza? Questa mattina non ci sono le condizioni per cui i sommozzatori possano operare in sicurezza. C'è ancora l'ipotesi che il corpo non sia qui, ossia che Pittarello si possa essere gettato via dal furgone prima di inabissare il furgone? E finché non verifichiamo tramite i vigili del fuoco è tutto plausibile. Quindi viene cercato solo qui adesso, non in altri luoghi, Pittarello? Al momento ci concentriamo qui e sul letto del fiume, ma insomma aspettiamo. Nel letto del fiume. Cercheremo anche visivamente sul corso del fiume, ma insomma ci rimettiamo all'intervento dei vigili del fuoco che ci possono dare. Non lo sappiamo, stiamo valutando anche queste ipotesi, vedremo in giornata in base anche alle condizioni meteo e quant'altro. Capitano, puoi dirmi il suo nome e cognome, porti pazienza. Sì, Capitano De Luca, Domenico De Luca. Capitano De Luca. Capitano De Luca, però per capire, e quindi le operazioni sono concentrate solo qui, l'ipotesi che possa essere fuggito non c'è, ecco. Al momento, finché non abbiamo riscontri oggettivi, ci sono in piedi tutte le ipotesi, ma la più probabile è che insomma la macchina sia qui e lui sia qui, però... Ripeto, finché non abbiamo nessun... Cellulare, ci può dire qualcosa sul cellulare? È stato trovato a 200 metri indietro? Il cellulare è stato rinvenuto, sì. E dovremo analizzarlo, quindi... Era acceso o era spento il cellulare? Era acceso. Come se l'avesse buttato? Non lo sappiamo, stiamo ricostruendo mano a mano. Aveva ricevuto messaggi, magari, prima di compiere eventualmente questo gesto? No, scusami. Va valutato in maniera forense, quindi non sappiamo ancora. Va bene, vi ringrazio. Grazie. Se volete c'è, sta arrivando qualcuno dei vigili del fuoco a cui... Sì, magari. Allora, Leonora, hai sentito le ultime notizie da parte dei carabinieri e tra poco anche i vigili del fuoco ne daranno altre, quindi semmai ti richiedo la linea. Beh, immagino che parleranno adesso, no? Sono di pochi secondi. Sì, comunque restiamo qua, comunque avete sentito. Ecco, abbiamo provato a chiedere se effettivamente resta l'ipotesi, abbiamo chiesto in diretta al Capitano De Luca se resta l'ipotesi che il corpo di Pittarello possa non essere qui all'interno del furgone nel fiume Bacchiglione. Ha detto che tutte le ipotesi restano aperte, ma la più plausibile è questa, ovviamente, che si sia gettato con il furgone. Si è gettato, Don Antonio. Certo. Sarebbe un dramma nel dramma questo. Il dramma nel dramma, io credo che in questo momento anche la comunità, soprattutto la figlia, credo che due persone che sono fondamentali in una comunità piccola è il sindaco ma anche il parroco del territorio, come dire, dove tutta la comunità, che poi è una famiglia nel senso largo del termine, si stringa anche e faccia sentire la solidarietà, la presenza, questo perché in questi momenti c'è bisogno di questo, c'è bisogno di calore. Poi tutte le altre ipotesi, dobbiamo attendere, appunto come diceva il Capitano De Luca, i dati oggettivi per comprendere tutte le verifiche anche del caso. Io credo, lo dico da sacerdote, credo che in questo momento la preghiera, almeno da parte mia, per la famiglia, immagino quella mamma, no, di tutti e due, sia di quella della donna sia di lui, certo. Immagino la tragedia, i genitori che vivono questo momento, persone che si sono sempre distinte all'interno anche di una comunità per il lavoro, per i sacrifici, e si ritrovano a vivere una disgrazia del genere, perché di fatto è un qualcosa che non si può programmare, è un qualcosa quando la mente umana, purtroppo, e lo sappiamo noi tutti, è un grande mistero, che cosa c'è nella testa di tutti quanti noi, e nel momento in cui decide la testa di compiere talune azioni, non sempre
non sempre ci sono i salvagenti e l'abbiamo visto. Però in questo storia. È un problema, perdonatemi, comunque, tra uomini e donne, scusatemi. Sì, sì, quello è assolutamente, possiamo parlare di mente è assolutamente umana, reale. Non possiamo parlare di mente umana. Qua prima sindaca Zaia parlava di possesso, no? Possesso l'uomo verso l'altro. Detto anche no, sì, questo è da sempre. È da ma sempre. Guardate, e vi dico una cosa importante, io l'ho detto anche prima, sì, quando sono intervenuto, è chiaro che c'è una dimensione di possesso, no? L'amore è un dono, l'amore si accoglie, non si pretende. Ma qui è, questa questo, è la meraviglia questo, superiore filosofica, diciamo, sì, questo in realtà la radice è il femminile, è il possesso di chi dà la vita e che se ti abbandona tu la devi punire, e c'è tutta la storia di quelle persone, perché c'hanno una storia, perché Dio perdona, permette, l'inconscio no. Se tu c'hai uno storytelling dentro di rapporto con le figure di riferimento, soprattutto quella che dà origine alla vita della vita, perché la madre è l'origine. Bollea diceva simbiosi, due in uno, diade, appena esci, e quello è il distacco di cui parlava la collega. Educarsi ai distacchi è sì, tutta sì, la vita che lo devi fare, perché la vita è un eterno, costante, continuo distacco che devi rielaborare. E la colpa di chi è? Guarda un po', come diceva... C'è un'altra cosa che se posso aggiungere? Sì, Maddalena e poi la sindaca. Rispetto alla cosa, a questa affermazione della collega, cioè c'è chiaramente... la questione del possesso della donna, che fa riferimento al femminile, al materno e quant'altro, ma c'è anche, secondo me, un aspetto, diciamo, di fragilità e di insicurezza di questi uomini, che per il fatto di essere insicuri e fragili appaltano alla donna le loro sicurezze, il loro, diciamo, capacità di gestire le situazioni, e quando la donna se ne va, questa impalcatura viene meno, l'uomo cade e non può assolutamente sopportare che qualcuno che ha gestito le proprie cose si perda, perché sì, lui non è capace. Ma sono sempre dinamiche di sottoculture maschiliste che vanno sradicate. Certo. Per come la mettiamo da una parte o dall'altra, il punto è sempre quello. L'avvocato vuole intervenire? L'avvocato di Laura? Sì, allora... Guardi, indubbiamente il problema è di natura culturale, lo abbiamo detto, però devo dire che anche su questo si registrano dei notevoli passi avanti. Noi abbiamo tutta una serie anche di associazioni che adesso si occupano di tutela della donna, quindi si ha la sensazione che un movimento dal basso di mutamento culturale in realtà sia in atto. Il problema... molto spesso lo si ha con le istituzioni, non in questo caso, non nel caso della mia assistita che, come si è visto, è stato giustamente ricordato anche da voi, prima a dicembre, quando la Procura è intervenuta con l'emissione di misure cautelari, adesso è intervenuto altro tribunale, il Tribunale di Roma, con le misure di prevenzione. Attenzione alle parole, noi parliamo di prevenzione, lo dice la parola stessa, servono queste misure a prevenire. Prevenire che cosa? Prevenire eventuali atti di pericolosità in capo a determinati soggetti che evidentemente sono reputati socialmente pericolosi. Cosa, Laura, perché questo è il presupposto. Sì. Questo è il presupposto delle misure di prevenzione. Gli strumenti Laura, ci sono. Quando mi ha colpito molto...